Lei è svedese, vero? Sono francese, de Maison Lafitte. Io sono italiano, invece, di Afragola. Mio padre mi ha mandato qua. Una notte, in un'atmosfera simile a quella che avvolge questa sequenza di Splendor di Ettore Scola, Massimo mi prese sotto braccio e cominciò a parlarmi del film che aveva visto quella sera, il mio primo film. Eravamo al Festival di Montpellier, in Francia, ed ebbi un sussulto. Massimo Troisi era un attore amatissimo e non solo da noi napoletani. Ma per me non era solo un grande attore, un grande comico. Era un regista di speciale grandezza, i cui film costituivano, a mio avviso, un unico discorso cinematografico. Un cinema che si esprimeva per frammenti, per soprassalti improvvisi, alternava pieni e vuoti, ora era acceso, ora era stanco. Il cinema di Troisi per me era bello perché aveva la forma della vita.